Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Devo dirvi che sono un po' emozionata nel registrare questo video perché vi parlerò, come avete ben letto dal titolo, della mia maturità, che ormai è stata 2 anni fa, mamma mia, cioè proprio volati, e cercherò di darvi dei consigli che spero possano essere utili a tutti i maturandi di quest'anno. Quindi innanzitutto vi faccio già un mega in bocca al lupo e so che sono tornate le prove scritte, quindi penso sia tornata un po' la maturità, quella tradizionale e normale. Perché dico così? Perché io ho avuto la maturità nel 2020, quindi proprio in piena pandemia, e infatti la mia maturità è stata un po' diversa rispetto agli anni Ho visto precedenti. che comunque sotto l'altro video che vi ho fatto sul mio esame di terza media, in cui vi ho dato dei consigli, dato che me l'avevate chiesto davvero in tanti mi avete scritto che comunque vi sono serviti e mi avete ringraziato per quel video, quindi veramente mi ha fatto molto piacere. E mi avete chiesto, soprattutto appunto i liceali e chi avrà la maturità quest'anno, mi ha richiesto di fare questo video e quindi sono ben contenta di registrarlo. Allora, premetto che ho questo fascicolo, diciamo così, questo raccoglitore con tutte le mie cose della maturità. E prima, ovviamente non, cioè, non lo prendo mai lì, bello, nella libreria, e lo lascio lì tranquillo, perché ogni volta che lo prendo, ragazzi, vi giuro, mi viene un brivido perché mi ricordo benissimo e penso non mi scorderò mai il periodo della maturità. In particolare della preparazione alla maturità, perché poi tutta la preparazione è per 1 ora di colloquio che vola, cioè proprio entrate, boom, vola e vi ritrovate fuori e voi intanto avete studiato. Vabbè, a parte i 5 anni, vi siete fatti un mazzo tanto in 2 mesi prima, lasciate perdere, ragazzi, mamma mia. A parte che avevo fatto dei video sulla mia maturità, cioè mentre proprio la stavo preparando, e ve li metto magari qua, comunque ho fatto la playlist proprio maturità, così ci sono tutti i video. Mamma mia, ragazzi, che ricordi! Comunque, a parte ciò, vi ho detto appunto che la mia maturità è stata un po' particolare, infatti non ho avuto gli iscritti. Infatti, quando l'abbiamo saputa, mi ha detto wow, anche meno male, perché non eravamo nelle condizioni di fare gli iscritti. E per fortuna, appunto, ci sono arrivati. Anche perché no, da febbraio ci avevano chiuso, quindi ero in quinta. Da febbraio fino a giugno, chiusi a casa in DAD. E boh, quindi potete capire, cioè proprio in quinta non è molto bella come situazione. E quindi gli iscritti non li abbiamo fatti, abbiamo fatto solamente gli orali. Infatti, ho visto già che quest'anno gli iscritti, cioè no, per accedere sì, prima degli iscritti avete un punteggio, mi pare, in cinquantesimi. E poi, appunto, con le prove scritte si aggiungeranno altri punti e poi con l'orale gli ultimi punti. Invece, quando ho fatto la maturità io, era in sessantesimi, quindi io ho ceduto all'orale con un punteggio su 60, ovvero 53 su 60, quindi l'orale valeva 40 punti in pratica. E poi c'erano i punti bonus, i 5, mi pare 5 punti bonus, mi pare di sì. Ho rimosso alcune cose, magari chi ha fatto la maturità nel 2020 come me mi dica qui se erano 5 punti bonus o 3, non mi ricordo. Comunque era più o meno divisa così, quindi io sono entrata all'orale con 53 su 60. Come consigli per la preparazione appunto alla maturità, quindi prima di affrontare l'orale, comunque l'esame in generale. Allora, vabbè, a parte studiare, 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 ripetere, 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 veramente ragazzi, io tutti i giorni mi sono messa lì da maggio a rivedermi tutto, a ripetere, e la cosa che mi è servita tantissimo, e non so, ditemi se voi maturandi, se l'avete già fatto, comunque tanto iniziano il 22, pare proprio il giorno del mio compleanno gli iscritti, quindi meno male che non ho avuto la maturità quest'anno, se no mi rovinavo il giorno del compleanno. E allora, praticamente, le mie professoresse, i miei professori, ci avevano fornito queste tabelle, diciamo, con dei temi, che so, il dolore, la noia, ok? E poi bisognava collegare tutte le materie a quel tema, perché quando ho fatto la maturità io, non so se è ancora così, una delle prime cose che dovevi fare era partire proprio da un materiale. E infatti io mi ricordo sono partita da un materiale di latino, cioè nessuno lo voleva ed è capitato proprio a me, però non mi è andata nemmeno tanto male, perché comunque a me latino è sempre piaciuto. E niente, quindi io ho fatto, ragazzi, cioè giusto per dirvi,
questi qua sono tutti collegamenti tra le materie, perché poi appunto usciva il materiale e pian piano uno doveva mettersi, pian piano più o meno, aveva un foglio e doveva farsi i collegamenti al momento, ok? E quindi niente, ovviamente se uno si rifaceva prima era meglio. Infatti praticamente tutto il faldone è pieno di questi schemi. Guardate anche qua. Mamma mia ragazze, a girare queste pagine. Che ansia, trasuda ansia proprio. E quindi consiglio che vi posso dare per i collegamenti e di farvi questi schemi. Tanto penso che i professori li mettono a disposizione tutti gli anni, comunque i temi principali, anche perché sono sempre gli stessi, ok? Non è che vi possono dare un argomentino che non potete collegare con niente, ma vi danno un tema, che ne so, il dolore, boh, vi si apre un mondo, potete collegare tutte le materie praticamente, e quindi niente, quindi questo mi è servito davvero tantissimo. Poi mi sono presa tutti i miei bei libri in italiano, fisica e tutto, perché ho fatto un liceo scientifico, è vero, non l'ho detto, e per chi non lo sapesse ho fatto un liceo scientifico, sezione, comunque ordinamento, cioè con latino e non con il, non con informatica, e quindi appunto, ecco, vabbè, a parte che ho detto prima che il materiale che mi è uscito è di latino, quindi potevate arrivarci da lì, giustamente. Ma prima di pescare casualmente il materiale, appunto, da cui partire e sviluppare i vari argomenti, naturalmente vi parlerò solamente dell'orale in questo video, perché gli scritti non li ho fatti, quindi non posso dirvi niente. E prima che cosa si faceva? Praticamente abbiamo dovuto esporre un elaborato. Ebbene sì, elaborato di matematica e fisica, quindi combinate insieme ovviamente matematica e fisica, perché io ho fatto liceo scientifico. Per il liceo classico, ad esempio, era basato, mi pare, più sull'italiano o sul greco, comunque dipende da, cioè l'elaborato era focalizzato sulla materia di indirizzo proprio. Quindi io matematica e fisica, ok, elaborato già preparato, le varie slide, tutto già preparato e confermato, approvato dalla professoressa, quindi boh, si iniziava così, diciamo che ti mettevi già un po' più a tuo agio. Poi la professoressa di matematica e fisica mi ha fatto qualche domandina, ma giusto così, perché comunque già il materiale era abbastanza esaustivo, poi era andata bene, quindi poi materiale. Mamma mia, non c'erano nemmeno dei fogli, perché comunque eravamo in piena pandemia, meno si toccavano le cose meglio era, e quindi era tutto sul computer, ragazzi, un'ansia, perché la professoressa, una professoressa mi ha detto apri pure la tua cartella, c'era proprio la mia cartella sul desktop con il mio cognome, cioè io ho aperto, ho cliccato, tac, mi è uscito il materiale. Io non sapevo fosse così. Cioè, veramente, mi è venuta un'ansia pazzesca. E niente, mi esce il materiale, un materiale di latino. Boh, che mi pare uscito a me e a un'altra. Non so se comunque era... Comunque i professori l'hanno scelto in base anche a uno come andava di quella materia. In quella materia, cioè, ad esempio, se io avessi avuto 6 di latino, o 5... Non mi facevano partire da un materiale di latino, penso io, e poi non lo so. Quindi io, che ero brava comunque in latino, boh, mi hanno messo quello. E va bene, ho fatto i vari collegamenti, mi sono messa un attimino a pensare lì, anche se dall'ansia poi non ce l'ho fatta nemmeno a scriverli tutti, e li ho fatti pian piano, però vabbè. E niente, poi sono passata appunto alle varie materie. Storia, diciamo che è andata un po' così così, ma a me non è mai piaciuta la storia, quindi... potevo prevederlo. Tra l'altro non vi ho detto che dentro con me, dentro l'aula con me c'era la mia migliore amica, perché sì, stavo già con il mio ragazzo, però non l'ho voluto, anche, vabbè, stavamo insieme da poco, da sì, quasi 6 mesi, no, 5 mesi, scusate, però no, mi vergognavo, ho detto no, tu stai fuori, infatti mi ha aspettato fuori, vabbè, e niente, ho voluto appunto la mia migliore amica dentro con me, infatti, boh, ero tranquilla, serena, E fatemi sapere, tra l'altro, voi invece, se avete già fatto la maturità, chi avete voluto dentro con voi, nella stanza, e invece se appunto siete maturandi di quest'anno, chi vorrete con voi. E nulla, intanto guardo qui un fogliettino, perché mi sono fatta più o meno una scaletta delle cose da dirvi. Dopo, mamma mia, dopo aver fatto tutto il discorso, aveva una parte... Sì, c'era una parte di educazione civica, praticamente, boh, ci eravamo preparati, avevamo studiato degli articoli, ma una cosa davvero molto blanda, ragazzi, cioè, non so ancora se qui le cose, ma era veramente pochissimo da... No, non ce l'ho nemmeno, c'era veramente pochissimo da studiare di quello, e quindi, boh, ho detto, mi pare che l'ho collegato io, perché o potevi collegarlo, quindi se lo collegavi al tuo tema che ci stava e a posto lo facevi, oppure te lo chiedeva la professoressa, però vabbè, era andato bene quello lì. E poi, ultima cosa, infatti quando sono passata quella parte, ragazzi, ero proprio
Oh, che bello! Era parlare dell'alternanza scuola-lavoro. Avevo preparato delle slide e una presentazione dove appunto parlavo e avevo scritto più o meno tutte le cose di alternanza scuola-lavoro che avevo fatto. Tra l'altro, ditemi se si fa ancora alternanza scuola-lavoro, ma penso di sì. E quindi niente, avevo parlato delle mie esperienze, quello che avevo fatto e tutto. E ragazzi, poi era finita. Cioè, wow, veramente. Ho detto no, sono uscita da quell'aula che vabbè ero bollente perché immaginatevi. E niente, cioè non ci credevo, vi giuro. Wow, infatti ho chiesto alla mia amica, ma scusa, ma quanto è passato? Perché per me era quasi volata. E lei, un'ora. Io, ah, ok, tra l'altro ero al mattino, la seconda del 24 giugno, giusto perché non ve l'avevo detto. Del 24 giugno, quindi 2 giorni dopo il mio compleanno. Infatti avevo passato, vabbè, il giorno del mio compleanno no, non l'ho passato a studiare, e il giorno dopo invece per forza, ero proprio a ripassare tutto, mamma mia ragazzi. Naturalmente non ho più riaperto i libri il giorno prima, perché non aveva senso, ma mi basavo più sugli schemi, quindi che ne so, se avevo fatto il collegamento, dolore, leopardi, ad esempio, ve ne dico una, boh, allora mi dicevo qualcosa di leopardi o le varie poesie, ripassavo così a mente, perché la cosa dei libri, studiare, l'avevo fatta a maggio barra inizio giugno. Così, poi basta perché non si poteva. E nulla. Comunque, se avete studiato tutto l'anno, stessa cosa per l'esame di terza media, però ovviamente qui ragazzi parliamo di un esamone, cioè diverso. Niente da togliere all'esame di terza media, perché comunque a quell'età, primo esame, wow, ansia, comunque il tuo programma da preparare, quindi è comunque difficile. Però sappiamo la maturità è la maturità. E però se avete studiato tutto l'anno non vi preoccupate, anch'io ero super ansia, veramente in super super ansia, quindi è normalissimo, intanto mi chiedete ma è normale avere ansia? Assolutamente sì, anzi se non aveste ansia ci sarebbe un problemino, e, anche perché vuol dire che vi importa comunque della cosa. Io forse mi sono fatta prendere troppo dall'ansia, anzi senza il forse, me la sarei potuta vivere meglio. Me lo diceva sempre il mio ragazzo, ma cioè no, 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 e invece io però mi sono fatta così per forza. E nulla, quindi se avete studiato tutto l'anno state tranquilli, sereni, anche perché andate a sfogliare le pagine, che ne so, di italiano, comunque delle varie materie, boh, vi ricordate perché l'avete studiata quella cosa. Se invece non avete studiato tutto l'anno, lì sono problemini. Ma arriviamo al voto, sono uscita con 94 centesimi. Allora, sono molto contenta, cioè ero, vabbè sono tuttora, anche se non è che mi ha cambiato moltissimo la vita. Comunque, ero molto contenta, anche se, diciamo che c'erano stati un po' di, nella mia classe, c'erano stati un po' di voti non tanto giusti, ok? Magari una persona aveva preso più di me, che durante l'anno non è che... magari era andato un po' peggio e quindi lì mi era un pochino, ma in realtà non me l'ero nemmeno presa, qualcuno della mia classe se l'era preso molto di più, però io, boh, ero contenta. L'unica cosa che mi dava fastidio e mi ha dato fastidio praticamente per tutto il liceo e quando, cioè nel periodo maturità ancora di più, è il voto di comportamento, perché io sono uscita, cioè in quinta, in secondo semestre, secondo quadrimestre, erano ancora i quadrimestri, mi avevano dato 9. Perché? Solo perché non partecipavo. Nel senso, non ero quella che faceva sempre domande. E quello ovviamente penalizza un po' nei crediti, poi nel punteggio, quindi... magari qualcosina in più col comportamento a 10 potevo avere. Però ragazzi, chi se ne frega. Ah, alla fine dell'orale, sapete che valeva 48? Mi hanno dato 38. Sì, 48, che 48? Valeva 40, 40 punti massimo l'orale. Io ho preso 38 punti e poi mi hanno dato 3 punti bonus. Quindi appunto alla fine 94. Nulla. Quindi, io penso di avervi detto tutto. Sì, appunto ho segnato tutto. Sì. Se magari mi sono dimenticata qualcosina e volete farmi qualche domanda qua sotto, nei commenti lasciatemi tutte le domande che volete, io vi risponderò o qui, direttamente nei commenti o magari anche su Instagram, magari farò un box domande, non lo so. Vediamo un pochino se le domande, vedo che sono tante, comunque in qualche modo risponderò. Spero di esservi stata utile con questi piccoli consigli, anche se non è che ce ne sono tantissime, a parte prepararvi tutto l'anno e ripassare tantissimo e fare i collegamenti il più possibile. Altri consigli non saprei, magari fatemi sapere qua sotto nei commenti se qualcuno di voi che appunto ha già fatto la maturità e vuole dare qualche consiglio ai futuri maturandi di quest'anno, per carità, fate pure, così meglio più siamo meglio è.
Ancora un grandissimo in bocca al lupo a tutti voi che avrete la maturità quest'anno. Mi raccomando, dai, che tra un po', so che sembra una cosa lontanissima, ma le vacanze inizieranno anche per voi, tranquilli. E nulla, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!